voce di contatto come ogni sabato sera qui alla Parolaccia. Ce ne saranno delle belle, quindi comodi in poltrona e a voi il servizio. Siendo, ma non ho vero, quando te guardo se va rossetto a parire. Vedi, amico caro, t'ha fatto pure un occhiolino e tu non vai. Non puoi rischiare, non puoi andare, sto doppio cane te va a tremare. Tu ce l'hai, si rodo verde punti d'ori ora. Si passa a cana, te fai sbagliata, si rogo vega viaggia a te. Che lo ci fa, tu ce l'hai, fammi la vita tu porto una sola. Che lo ci fa, tu ce l'hai, si non si spanna voce la si ricchiola. Asciugala, non gli hanno ripara, hai di se innamorata e ciama. In attesa del suo show lo abbiamo qui Francesco Baccaro alla Parolaccia. Buonasera e benvenuto in contatto. That's what's a friend, that's a special flight. Si vede l'inglese che insomma è maccheronico proprio. Allora colgo l'occasione per salutarti Annarella bella. Nick Paino finalmente si è arrivato. Siamo in attesa perché c'è molta gente come mamma vedi mia. E niente, insomma ancora non sono pronti con le pietanze, quindi ancora non hanno finito tutti il menù che c'è questa sera, che sono 5 antipasti, pubarruolo, zucchine, friariel, è incredibile, c'è un sacco di roba insomma da mangiare, poi c'è il primo, eccetera eccetera, quindi insomma questa sera facciamo un po' di live show, un po' che bordello sopra i tavoli. Ricordiamo come sempre di visitare il sito ufficiale che è vaccarofrancesco.it e non solo, pure Facebook, insomma Francesco Vaccaro. È venuto pure Ciglione che sta qua, vieni con me, vieni con me. Eccolo qui, eccolo qui. Adesso, eccolo qua. Ma... ecco, lui è Gennarino che insomma è sempre presente alla Parolaccia. Vai a te la parola, vai. Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi. Voglio dare un grande benvenuto al nostro amico Francesco Vaccaro, che è un facebookino finito. Sono 10 anni che sta a pensare a chi si capi. A parte gli scherzi, io faccio sempre tanti complimenti a Francesco Vaccaro per il suo spettacolo che a noi piace tantissimo. È eccellente. Sì, e anche al nostro pubblico, perché è uno spettacolo davvero molto divertente. È tutta musica revival italiana, napoletana, in chiave dance ovviamente. Ritmizzata è italiano, ritmizzata, però voleva dire dai, comunque. Ma stasera tutte ste pietanze, 5 antipasti, roba da bere, un secondo, o terzo, un dorn, noci, nucella, castagno, c'è proprio tutto di meglio a per che prezzo, a che prezzo di soli 16 euro. Solo? Non ci credo. Vabbè, comunque meglio per me che sono arrivata tardi e quindi c'è ancora cibo per me. Dobbiamo richiamare, perché comunque questa mo che ore sono? Non so manco che ore sono, penso la mezza. Ancora ma cominciare la mezza. Ma io sono una donna che si fa attendere. Lo sappiamo bene. Abbiamo aspettato 10-12 anni per averti con Nicola. Sono cresciuto, che poi se lo chiamiamo in causa lui dirà sicuramente la frase l'ho inventato io a me. Ed è vero, perché ho iniziato con lui anni ed anni fa, insomma mi portava in giro, mo insomma siamo arrivati a fare questa cosa. Ed eccolo qui. L'ho inventato io Francesco Vaccaro, l'ho inventato io. E come possiamo arrivare qui? Ricordiamo che è l'unica sede in Campania. Unica. Diffidate dalle imitazioni, qualcuno magari ci prova però. Non ci posso riesce. Dire una cosa, un'altra parolaccia sta a Roma, però non tiene niente a che bere con questa che sta qua. No, è vero, no, perché sta lui davanti, però ci sono stato. Effettivamente è completamente vero. Loro so fanno stornelli, sai, quelle cose, ma noi parliamo che sa. La comicità napoletana non ha paragoni. No, assolutamente no. Scusami, Frank. Allora, di nulla. Sentiamo la gente come acclama il nostro mitico Mario. E poi voglio dire, ragazzi, siamo alla Cittadella o paese della Murtadella. Anche se io oggi direi Cittadella o paese della Pucciacchella. Qui è carico di ragazze. È qualcosa di unico, veramente. Vengono a tavoli solo ragazze, ma unico. Appunto di ragazze voglio ricordare una cosa. 8 marzo. Mitico 8 marzo. Ragazzi, sono rimasti pochissimi posti. Esagerato, c'è il nostro live show di Maurizio Filisdeo. Addirittura, non lo sapevo. Per me sta cosa è nuova, veramente. Eh sì. Di donna.
donne, ma cosa aspettate? Affrettatevi. Cosa volete? Oh no, più? Franci. No, Maurizio è stato l'apice del revival qui a Napoli, tra l'altro. Sento che chiamano, penso che i managgiai per forza. Lui deve scappare, vabbè. Comunque noi ci salutiamo e andiamo a gustare il suo spettacolo. Contatto. Nicola. Nicola, il provolone ufficiale della parolaccia. Franci, non abbiamo ricordato una cosa importantissima ai nostri telespettatori. È vero, ragazzi, aggiungeteci su Facebook, a parolaccia bis, facebookini miei cari, perché il primo è pieno, quindi a parolaccia bis. Poi visitate il nostro sito che è www.aparolaccia.com oppure chiamate al mio numero 334 93 11 167. Vi rispondo io, vi do tutte le informazioni di cui avete bisogno. Oppure visitate il nostro sito, che lì ci sono le notizie inerenti al locale. Ragazzi, perfetto. Cosa dire di più? Non perdete questo locale perché qui si mangia bene, ci si diverte e ragazzi, cosa volete più dalla vita? Affrettatevi per l'8 marzo! Festa della donna, ragazzi, incredibile. Io voglio ribadire una piccola cosa. A differenza di le altre taverne che ci sono qui a Napoli, noi siamo l'unica che riesce a offrire tre show. Infatti. Un'animazione a tema del locale, uno spettacolo di cabaret unico perché molto scostumato. E poi abbiamo i migliori gruppi live show che fanno tutta musica italiana, napoletana, si balla sui tavoli e sul tardi musica e discoteca. E infatti per questo mi devo complimentare con te, perché oggigiorno le persone sono stanche della solita monotona vita del locale, della discoteca, del ristorante, cercano qualcosa di nuovo che tu puoi offrire. Sì ragazzi miei, perché si viene qui è un qualcosa di unico, non immaginate che è quella cosa volgare che potete, no. Qui si viene, le parolacce diciamo col sorriso, con la voglia di divertirsi, con una certa accoglienza. Qui bisogna entrare con lo spirito giusto e vedete la gente che viene qui a correre, è quello lo spirito che bisogna indossare prima di entrare qui. Quindi vi raccomando, veniteci a trovare per quei pochi che non ci sono ancora venuti a trovare. Questa è la terza sede che è da 2 anni, quindi qualcuno magari non la conosce ancora il nostro nuovo locale. Quindi magari... Subito! Che venisse subito, ma che cosa state aspettando? Vi aspettiamo qui. Contatto. Tutto solo per voi. Cocorito, cocorito, per un ente papà, e scampata tanto era solo un paio con pacquau. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza lui sono finito, oh ma che fanno vedente. Sono rimasto sulle penne non sei gialle, ma è puro balbuziente, e cagaglio papà valle. Cocorito, cocorito, una scella di legname, deperito, deperito. E non lo c'è già le fama. Cocorito, cocorito, e lui che va a va. E scappata tanto è, solo un paio da compa fa. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza lui sono finito, oh ma che fanno vedente. Amici di contatto, stasera un aiutante. La linea Francesco, il proprietario della parolaccia, per i saluti con i suoi clienti. Salve a tutti ragazzi, qui dalla taverna più pazza della Campania. Per voi, da dove venite ragazzi? Da Casoria. Come ti chiami? Francesco. Francesco, come hai conosciuto questo locale? Su internet, su Facebook. Come ti stai trovando? Bene, bene, benissimo. Guardate qui che tavolata che abbiamo. Oh, processo. Facciamo un saluto agli amici di contatto? Questa è una Qualera in convention, vai. Allora. Contatto. E abbiamo qui la nostra amica Francesca. Quanti siete stasera? 41. Avaccio ragazzi. Da dove venite? Maddaloni. Da Maddaloni. Come vi state trovando? Bene, bene, bene. Come ci avete conosciuto? Su internet. Vi state trovando bene? Sì, sì. Un saluto ragazzi agli amici di contatto. Contatto. Salve a tutti ragazzi. Ci abbiamo i nostri amici Davide da Maddaloni. Teresa da Maddaloni. Teresa, te ne appesa. Siete fidanzati ragazzi? Sì. Chi cazzo Davide?
Complimenti, siamo andando lo schifo, te la giarisci. Grazie mille. Come vi state trovando qui alla taverna? Bene, bene, si mangia bene, si sta bene, ci divertiamo. Su pareo. Come ti stai trovando tu? Ucesse. Chi si ucesse? Facciamo un saluto agli amici di contatto? Tutti col ditino, contatto! Abbiamo i nostri amici Pierluigi, Giusi. Quanti anni compi stasera? Sono 20. 20. A faccia rosa siccia. Da dove venite? Fratta Maggiore. Come vi state trovando? Bene. Bene, bene. Qui abbiamo la nostra amica Teresa. Atena appesa, vai. Teresa, dove vieni? Da Casoria. Come ti stai trovando, Teresa? Facciamo un saluto agli amici di contatto? Contatto! Salve a tutti ragazzi, poco di meno qui abbiamo una giovane artista. Come ti chiami? Rossana. Cognome? Anastasio. Come ti stai trovando qui? Come sempre benissimo. Dove vieni? Dal Vomero. Vieni spesso a trovarci, Rossana? Molto molto spesso. Lo consigli agli amici? A tutti, ci si diverte, si mangia benissimo, il personale è splendido, si sta benissimo. Vuoi dire qualcosa dei tuoi prossimi progetti come artista, Rossana? Si spera di fare carriera nell'animazione, perché insomma faccio di tutto un po', ballo, canto, recito, mi piace tutto, quindi spero di continuare così ancora per molto. Ti troviamo su Facebook come? Rossana Anastasio. Aggiungetela per qualsiasi contatto, ragazzi. Un saluto agli amici di contatto. Ciao 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 contatto, vi aspettiamo qui alla parolaccia. Voglio a cominciare a manita a me una capriola, tutto i capriola. O fanno un zumbo con la coscia sola, piegati in due, o fuoco sacca. O come è culo con una mano in coppa panca, tocca di zizza, tocca da panza. Una gira volta senza perdere la distanza, una volta a rete, una volta a nanza. A roce roce senza perdere la crianza. Zomba zomba divorziata innamorata, zomba zomba marione diplomata, zomba zomba ci spunta a metà randella, zomba zomba è più bella se tu abbiamo insieme a me. A ballamme che è stata un solo, tutto quanto è da panzano con. A ballamme che è stata un solo, tutto quanto è da panzano con. Abbracciamoci più forte, a ballamme non è solo, come magico sto ballamme. Amici di contatto, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo ballato, ci siamo scatenati, quindi ora non ci resta che salutarci, però vi ricordo di visitare il nostro sito www.contattotelevision.tv o aggiungeteci su Facebook Contatto Television Napoli 2. Danna Gentile, veramente tutto, un bacio e al prossimo servizio.